Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere una cosa che ho comprato, diciamo, un'oretta fa all'edicola e adesso ve la farò vedere insieme a voi. Non l'ho ancora aperto, adesso andiamo a vedere. Ecco, lo slime. Ecco, la pasta squishy, pasta magica, perlata profumata. Giardino segreto, così si chiama. E questo è crunchy. Allora, qui c'è scritto che allora rimbalza, si modella, non secca, ovviamente, poi scoppietta, ovviamente. Guardate, sì, adesso andiamo ad aprirla. Così togliamo prima la pellicola, appunto, perché non l'ho proprio aperto. Ecco qua, vediamo questa. Ecco il barattolino. Ah già, ecco, si è aperto. Allora, l'andiamo veramente ad aprire. Perché... è super perlato, wow. Se andiamo a toccare... È morbido. No, vabbè, raga. Scoppietta. Scoppietta di brutto. Aspettate che cerco di prenderlo perché è super appiccicoso, perché ovviamente è attaccato qui. Aspettate che metto le perle dentro. No, vabbè. Guardate. Madonna. C'è scoppietta! Scoppietta, raga! Sentite? C'è veramente super crunchy, perché appunto scoppietta. Si allunga ovviamente. No, vabbè, poi si sente pure un buon odore perché... Cioè, adesso non me lo posso ovviamente far sentire perché col telefono non si può. Ma... Come dice qui... Perlata profumata. Scusate ragazzi, ecco. Si è rotto. Beh, ecco qua, è bellissimo. Poi questa ho preso la rosa perché poi c'erano altri colori. Cioè, guardate, non so se riuscite a sentire, però scoppietta. Veramente. E non secca mai, punto. È bello che non secca. Adesso lo andiamo a mettere qui e voglio provare a fare una cosa. Sì, scoppietta anche qui dentro, ovviamente. No, vabbè, madonna. È super mega bello. Veramente. Opla, ripreso. Voglio di nuovo allungarlo. Oh my god. Bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e mettete tanti pollici in su. E ditemi se avete preso anche voi questi giù nei commenti. E ditemi anche il titolo, come questo, è il giardino segreto, scritto qua, e anche di che colore è, ovviamente, e se vi piace. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, e un bacione e alla prossima!